Dal Cirano, Cyrano de Bergerac. Venite pure avanti voi, con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Sono solo un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Orsù, che dovrei fare? Cercarmi un padrone? Trovarmi un protettore? O come oscura edera avvinghiarmi all'albero tutore per arrampicarmi leccandogli la scorza pur di salir da furbo e non invece con la mia forza? No, grazie. Mutarmi in un pagliaccio con imposto un canovaccio, dedicare i miei versi a un potente pur di strappare un suo gesto promettente? No, grazie. Dovrei elogiare i dozzinali e tremare per le critiche dei giornali? Tener sempre il turibolo sotto l'altrui mento per la gioia del mutuo incensamento? No, grazie. Calcolare e tremare tutta la vita per farla risultare ad altrui gradita? Stendere suppliche dicendo sarò come lei vuole che io sia, invece di dedicare il mio estro alla poesia? No, grazie, no, grazie, no. Ma invece cantare, ridere, sognare, anche solo, ma in libertà, con lo sguardo sicuro verso la gente, a parlare con la mia voce vera e possente, mettermi se ho voglia il cappello di traverso e battermi per un sì o un no o scrivere un verso. Se poi viene il trionfo, ebbene, fatti suoi, ma mai, mai diventare un come tu mi vuoi. E se davvero grandi non si è, comunque farcela, farcela da sempre.